Gallarate non rinuncia alla tradizione, tutto pronto per la 74esima edizione del Palio della Rama di Pom. L'appuntamento è per domenica 21 novembre, giorno in cui si celebra la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, che ricorda la festa votiva del rione di Madonna in Campania. Il programma è ricco e ovviamente rispetta la lettera la normativa anti-Covid. Per tale ragione verrà richiesto ai presenti di esibire il Green Pass. Ci siamo dovuti adeguare alla normativa anti-Covid, abbiamo chiamato un tecnico che ha redatto un piano di sicurezza adeguandolo appunto alla normativa attuale. L'ingresso sarà consentito presentando il Green Pass, sarà garantita la distanza di sicurezza e tutte le altre prescrizioni. Sono contento che finalmente dopo 2 anni ritorna il Palio della Rama di Pom. Certamente è un palio un po' ridotto per via del Covid che noi sappiamo, e sono contentissimo di essere vice e di rappresentare tutto il gruppo dell'associazione. Il programma prevede innanzitutto dei momenti di preghiera presso il santuario in onore ovviamente della festa patronale, e 4 settori parteciperanno ogni sera dal giorno 16, 17, 18, 19. E poi il programma delle gare sarà per domenica 21 al pomeriggio, e invece al mattino ci sarà la Santa Messa alle 10.30 in santuario, con la presenza delle autorità cittadine che mantengono fede al voto fatto nel 1630 alla Madonna, che avrebbe liberato dalla peste la città di Gallarate, cosa che poi è avvenuta, e quindi ogni anno la municipalità si presenta in santuario con l'offerta della cera. Al pomeriggio le gare sono le solite gare, la corsa dei bambini, poi ci sarà il tiro alla fune femminile e maschile, ci sarà una gara folcloristica con le mele, ci sarà poi una podistica e ci sarà poi alla fine la tradizionale corsa degli asini, che attira sempre tantissima gente. Questo è il nostro programma. Il Covid ci ha portato via 2 membri storici del comitato organizzatore e a loro va il nostro pensiero, conclude Testa. Abbiamo perso 2 membri importanti del comitato organizzatore del Palio, e in memoria a loro vogliamo fare un lavoro fatto il meglio possibile.